scrive un lavoro in animazione molto originale in cui la voce narrante, o meglio le voci, diventano protagoniste, accompagnano il flusso delle immagini, invitandoci quasi a compiere un esercizio spirituale, un lavoro profondo, ipnotico, delicato. Grazie Federica e Corrado per questa bellissima introduzione. Allora, adesso comincio con la presentazione. Questo progetto di tesi, appunto, prima non si chiamava Domande, però è nato in maniera molto organica, perché tutto è partito da queste domande. E praticamente ci sono due parti del progetto. La prima è una ricerca scritta, in cui sono andata ad indagare il lavoro e le opere di tante persone che hanno già sviluppato la loro ricerca intorno a questi argomenti che a me interessano da sempre, e che durante questo lavoro di tesi ho capito, ho avuto modo anche di definire meglio queste aree che mi interessano. E, appunto, si basa tutto su questa conoscenza del sé e del non solo fine a se stesso, ma anche per connettersi meglio con gli altri. E la seconda parte del mio progetto di tesi è il corpo animato, che appunto prima doveva essere più che altro era immaginato come un invito a meditare. È anche una come dire, proposta di porsi queste domande, perché secondo me sono molto importanti per chiunque e solo noi stessi possiamo darci le risposte. Quindi, prima di tutto, questo progetto di tesi non vuole arrivare alle risposte da dare, ma più che altro invitare tutti a guardare dentro, diciamo. E, sì, quindi tutto è partito da queste domande. Sono chi sono, che cosa voglio, qual è il mio scopo, per cosa sono grata. Per quanto riguarda la pratica di meditazione, è una cosa che la meditazione è una cosa che a me è sembrata sempre molto misteriosa, molto impegnativa e difficile, finché non ho cominciato regolarmente a praticare lo yoga e finché la mia guida yoga, la mia istruttrice dello yoga mi ha invitato appunto a meditare. E così ho capito che non è una cosa così difficile, che lo possono fare tutti, e ho anche scoperto tanti benefici che si possono trarre da questa pratica. Ci sono tante persone che, andando avanti nella mia ricerca, ho visto tante persone che la praticano, che praticano la meditazione, tra cui Deepak Chopra e David Lynch, il regista. Per quanto riguarda il corpo animato, l'ho fatto con la tecnica frame by frame e nella durata di più di 5 minuti ho sperimentato tante tecniche diverse, tra cui acrilico, acquarello, animazione sull'iPad. Devo dire anche che ho imparato molte cose. E appunto, devo dire, vorrei sottolineare che questa collaborazione con la mia relatrice e correlatrice mi hanno spinto a sperimentare di più. E questa è una cosa molto positiva, secondo me, perché questa collaborazione ha arricchito il lavoro stesso, quindi è un lavoro di gruppo. Sì, poi in questo corpo animato c'è anche un minuto di spazio per la meditazione in cui le persone sono invitate a chiudere gli occhi e sì, semplicemente osservare quello che succede. Poi è una in parte quindi anche tutorial. Questo è quanto, adesso potremo vedere il corpo animato. Peace.
vorrei solo aggiungere i sottotitoli. Se... Ah, è vero, sì. Non sono sicura che fa tanto. Sottotitoli? Nessuno. Hai file, cosa, certo? Sì. Adesso, secondo me, forse con un altro programma. Vuole ci va benissimo. Lo spazio non è vuoto.
contiene tutto lo diverso, contiene tutto, le mie ombre nella luce. Questo tacco, the state of the mind of a truly enlightened person, non è vuoto. Just be in a comfortable position. Close your eyes. Settle and soften. Whatever you feel, just let it be. Start to deepen your breath. If your thoughts wander, guide your attention back to your breath. Who am I? What do I want? How can I serve? Allow your body to begin to sway again. Gently open your eyes. Welcome back. Poi anche la tecnica digitale.
sulla, come dire, in digitale, anche lì ho sperimentato varie tecniche, sì, perché lì ci sono tutte le tecniche che ci sono anche di materiale, sì. Per me va bene. Sì. Bene, uscito un attimo, ci vediamo, poi... Grazie. Riconoscere il tuo nome.